Marino Grillo, tutto il quartiere partecipa perché insomma, oltre alla devozione c'è anche la tradizione che rappresenta il passaggio annuale della processione dal quartiere Fortuna. Sì, è una esperienza bellissima, piena di fede e mi piace pensare agli ammalati in questo momento che non possono partecipare dal vivo alla festa giù in parrocchia. Tanti sono dai balconi, Don Arino. Sì, ho visto. E poi anche un ricordo particolare a tutti quelli che ci hanno lasciato e che sono defunti. Oramai è un rito consolidato. Noi quest'anno abbiamo formato un gruppo che abbiamo appunto denominato Gruppo Processione a Mare, proprio per cercare di dare, di essere di manforte, di dare una mano d'aiuto a questo evento, a questo rito, perché ultimamente un pochettino, bisogna dire che si è un pochettino indebolito, ragion per cui abbiamo ritenuto che fosse un nostro dovere intervenire ed essere di supporto per quanto sia possibile per questo rito meraviglioso. Cosa significa partecipare a questo rito annuale qui nel quartiere Fortuna? Io ho 40 anni che sono nel comitato e faccio sempre il mio dovere, mi sento proprio una persona proprio che non posso mai mancare. Ed è chiaramente un'occasione anche per i tanti anziani, per i malati che si affacciano dai balconi, dalle finestre e seguono il percorso. Sì, seguono i percorsi con gli occhi, diciamo, dalla Madonna di Porto Salvo e quindi praticamente hanno quella direzione che vogliono scendere per andare dietro il furgone, diciamo, alla Madonna di Porto Salvo. Sì, quest'anno anche la Madonnina ci ha voluto qui, in questo quartiere, in Via Latina. E i nostri anziani erano già pronti, aspettavano con molta ansia questo giorno. Abbiamo organizzato il tutto e veramente che la Madonnina ci aiuti a portare avanti la nostra missione, servi dei sofferenti, esistente qui da un anno.